La cestistica Civitavecchia agguanta la quinta vittoria consecutiva e mantiene la testa della classifica, insieme alla Tiber Roma, anch'essa vittoriosa in casa contro la PDB Roma per 86-59. Il match giocato dalla Stemar 90 Civitavecchia è stato vinto in trasferta per 65-75 sul difficilissimo campo della Metaformia contro gli agguerriti ragazzi di coach Gianni Di Rocco, che però hanno sempre inseguito i tirrenici sin dalle prime battute. Su tutti, ma davvero su tutti, la prestazione di Morris per i rossoneri del Civitavecchia. Ben 34 punti realizzati sul campo con 12 su 19 dal campo e 11 rimbalzi che praticamente hanno fatto spesso il vuoto sotto le planche. Il Formia, comunque, ben organizzato da Gianni Di Rocco, ha avuto sprazzi di bel gioco con realizzazioni anche dalla lunga distanza che, durante il match, sempre a rincorrere gli avversari, hanno dato qualche speranza ai tifosi presenti di poter riaprire le sorti dell'incontro. Ma Civitavecchia è stata quasi la fotocopia di quella che ha giocato 15 giorni prima contro Fondi, praticamente attenta in difesa, precisa in attacco e veloce in quei pochi contropiedi che ha potuto sviluppare. Ancora altino invece il numero delle palle perse, segno questo di dover ancora registrare qualche intesa in campo tra i giocatori. Alla fine del primo tempo Civitavecchia era sul 28-37 e nel terzo quarto il vantaggio è aumentato sino al più 15, 44-59, nonostante alcuni cambi difensivi imposti da coach Di Rocco. Poi nell'ultimo quarto Formia gioca il tutto per tutto, con un pressing da centrocampo che permette a Odone e compagni di recuperare qualche pallone e ridurre lo svantaggio. Ma un paio di invenzioni di Moore dalla lunga distanza e con Campogiani a smistare qualche assist vincente, Civitavecchia archivia vittoriosamente la difficile trasferta di Formia. E ora ascoltiamo le interviste del dopo partita. Giornata, Formia ha ceduto alla distanza perché
che ha lottato tantissimo e chiaramente per anche delle smisse arbitrali si è ritrovata, diciamo, sconfitta. Io credo che Civitavecchia ha meritato, senza dubbio ha meritato, perché ha costruito la partita fin dalla palla 2. Abbiamo avuto difficoltà a difendere Morris, che è stato un diavolo, con le sue scorribande ci ha creato notevoli problemi di accoppiamenti difensivi, anche contro la difesa zona, che io ho dovuto usare in grande copiosità, diciamo così. Sicuramente meritano il posto che occupano. Ok Gianni, secondo te qual è stato il momento in cui tu hai iniziato a crederci di poter recuperare? No, io devo essere sincero, conoscendo poi i miei giocatori, oggi noi siamo incappati in una partita, in una serata estremamente negativa, dal punto di vista anche emozionale, eravamo estremamente spenti, non ci siamo mai incendiati, non ci siamo mai accesi, quindi io, se ti devo essere sincero, non ho mai creduto che la potessimo prendere dentro di me, anche se li ho sostenuti, ovviamente li ho spronati, ma non ho visto un momento più, diciamo, favorevole per poterla rimettere. Loro ci hanno sempre ricacciato quando siamo arrivati a meno 5, ci hanno sempre ricacciato con la scelta giusta, con la situazione tattica corretta, hanno avuto sempre la testa sul collo e le mani sul volante quando noi ci siamo fatti pericolosi e minacciosi. Quindi bravi, complimenti al coach, avversario, perché effettivamente è un team ben allenato e oggi lo hanno dimostrato. Gianni, come vedi il campionato di Serie C Gold Lazio quest'anno? No, io penso che è un buon campionato, mediamente un buon campionato, riusciamo a fare sempre partite estremamente sfidanti, siamo proiettati alla sommità della classifica fino adesso, stasera saremo secondi, terzi, insomma, secondo, siamo secondi a 2 punti dalla prima, siamo soddisfatti, penso che possiamo recitare un ruolo da prime 6, prime 5, ecco, questo è il nostro obiettivo. Lorenzo Cecchini, il coach del Civitavecchia, bel colpo esterno sul difficile campo della Meta Formia. Parliamo di questa partita. È stata una partita che temevamo molto durante la settimana, sapevamo che non era una partita come le altre e si è dimostrato tale, perché poi in campo non c'è stato un secondo in cui ci siamo potuti concedere di staccare la spina. Quando l'abbiamo staccata abbiamo preso subito parziali 4-0, 5-0. E direi che l'approccio alla gara è stata la parte fondamentale. Non è stata una partita vinta né con la tattica né con la voglia, ma sicuramente vinta con l'approccio. Siamo partiti sopra 2-9 e non abbiamo mai fatto mettere a forno la testa avanti. Sai, quando giochi in casa e sei sempre sotto a livello psicologico ti metti molta pressione sui possessi. Secondo me i primi 3-4 minuti della partita sono stati la chiave. Quando è che hai avuto paura, realmente paura? Ma realmente paura ce l'ho avuta sicuramente quando si sono avvicinati a 5 punti e avevamo perso palla. E lì siamo stati veramente in personalità a recuperare con una buona difesa, lottando a recuperare quel pallone, nel frattempo il tempo scorreva. Però in generale il timore che potessero rientrare c'è sempre stato, perché vivendo la partita secondo me non siamo stati padroni del match in campo, quindi molte volte il vantaggio o il break non è arrivato taglia gambe come con loro, che si dovevano mettere le mani nei capelli, oddio che facciamo, ma è nato da grandi individualismi, da gran canestri oggi Jamel, da situazioni più sporadiche che costruite. Pensando che tutta la squadra ha disputato una bella partita, una partita giocata con giusta mentalità, ma uno su tutti secondo te? Beh, chiaramente oggi Jamel ha fatto una prova balistica incredibile, però ripeto, per far fare 12 canestri a 3 punti a un giocatore c'è bisogno di 12 tiri a 3 punti con 8 canestri. È vero che c'è bisogno della mano, ma c'è bisogno anche di una squadra che
Polidori, ex mio grande pivot di quando allenavamo a Caserta e attualmente vicepresidente della Meta Formia Basketball. Allora, Eugenio, innanzitutto parliamo della partita, bel match, un match tra due squadre che comunque meritavano entrambe la vittoria, nel basket la vittoria non esiste, e due parole da parte tua, cioè come hai visto questo incontro? Sicuramente ha vinto chi ha meritato di vincere, prescindere dal fatto che non possa esistere il pareggio in questo sport. Sicuramente anche giocatori di esperienza si sono fatti un po' irretire, cioè, quindi i nostri giocatori hanno sbagliato tantissimo, anche perché molto innervositi dalle percentuali basse. Civitavecchia penso abbia fatto una partita esemplare, sia tatticamente che sul punto proprio del gioco che abbiamo visto sul campo, quindi ritengo assolutamente che abbia vinto la squadra migliore e che il risultato mai come questa volta sia lo specchio reale di quello che stiamo facendo. Ok, invece adesso parliamo di Formia, il progetto, questa Meta Basket Formia, che cosa sta costruendo per il futuro? Allora, Meta è la Formia Basketball, che è solo un connubio che va avanti dal 2012. Noi siamo nati fondendo diverse piccole realtà formiane. Dopo 4 anni, questo è il nostro 5º anno di attività, stiamo affrontando per la prima volta la C-Gold. Nel frattempo, dietro, lavoriamo con comunque una squadra di promozione, facciamo l'Under 20, la 18 Elite, la 16, la 15, la 14, la 13 e tutto ciò che riguarda esordienti e mini basket. È tutto molto self-made al momento, perché siamo sempre noi, facciamo cariche societarie e alleniamo sul campo, questo ci agevola perché ci limita molto i costi, perché noi siamo tutti molto low cost, se non per non dire free, però questa cosa ci sta dando tanta soddisfazione. È chiaro che ancora adesso come prima squadra riusciamo quest'anno a esprimere poco del nostro prodotto interno, però fino all'anno scorso abbiamo giocato con 6 decimi di ragazzi prodotti da noi, quest'anno qualcuno dei nostri è andato a giocare nella C2, quindi siamo contenti del lavoro che stiamo facendo. Un bocca al lupo, Grazie Umberto.